Ancora una beffa, la seconda consecutiva, e questa volta il prezzo da pagare è alto. In vantaggio per 3-1 il Cerignola si fa raggiungere sul 3-3 nel finale da un Molfetta compatto a cui va il merito di non aver mollato la presa nemmeno sotto di due gol. Dopo Fasano arriva un altro pareggio per gli uomini di Mister Pazienza che cedono al Bitonto la vetta della classifica del girone H di Serie D. Buon punto per la squadra di Bartoli che prosegue il suo buon momento. Per sfidare i biancorossi il tecnico Ofantino lascia a sorpresa in panchina Malcore affidandosi a Palazzo supportato da Schick e Lojodice, nel Molfetta appeso dell'attacco sulle spalle di Pozzebon. L'avvio degli ospiti è aggressivo ma la prima occasione di marca Ofantina, cross di Lojodice, testa di botta e palla sopra la traversa. 2 minuti più tardi è lo stesso Lojodice ad avere sui piedi la palla dell'1-0, la mira del 10 è imprecisa. Imprecisa seppur non di molto è anche la mira di Ashik che calcia un buon piazzato ma non trova la porta. Il forcing del Cerignola aumenta con il passare dei minuti. Al 22esimo Russo mette in mezzo per Longo che a 2 passi dalla porta spara addosso a Viola. Poco dopo Pane Bianco è provvidenziale a togliere dalla porta un pallonetto di botta. Al 27esimo a sorpresa Molfetta in vantaggio. Bolide di Guadalupi e nulla da fare per Tricarico. Subito lo svantaggio e Cerignola prova a reagire immediatamente. La conclusione di Palazzo è strozzata e termina a lato. Il pari è nell'aria e arriva al 40esimo. La punizione di Sirri è meravigliosa, nulla da fare per Viola. Il primo tempo si chiude con un'occasione per gli ospiti. Calcia Genchi e Tricarico risponde presente. Si va a riposo sull'1-1. Pronti, via nella ripresa e Cerignola subito pericoloso. Ci prova botta ma non trova il bersaglio. Al 54esimo ecco il 2-1. Angolo di Ashik per la testa di Sirri che anticipa, viola in uscita e ribalta il match. Sulle ali dell'entusiasmo la squadra di casa va a caccia del 3-1 che arriva al 59esimo. A siglarlo è Palazzo che sfrutta al meglio una bella rifinitura del solito Ashik. Sotto di 2 gol il Molfetta non molla. Pozzebon scuote i suoi con un tiro dalla distanza. Poco dopo, da una conclusione del 9, respinta da Tricarico, nasce il 3-2. Il neoentrato Dubaz è bravo a raccogliere la respinta del portiere Ofantino e a riaprire il match. Il Cerignola sembra in controllo, ma all'89esimo arriva la doccia gelata. Corner da sinistra, Tricarico respinge con i pugni, la palla arriva sui piedi di Guadalupi che non sbaglia e firma la clamorosa rimonta. Nei 4 di recupero concessi dal signor Giaquinto non accade più nulla. Finisce 3-3. Il Cerignola perde la vetta e il Molfetta porta a casa un buon punto.